L'impegno è non mozziconi a terra. Oh, esatto, lei, insomma, siete anche molto sensibili all'argomento, mi sbaglio? Sì, non solo, noi già abbiamo provveduto a ordinare una serie di posaceri da poter predisporre lungo le strade più dove ci sono le passeggiate, dove spesso frequentate, dove spesso il fumatore abituale butta la cicca per terra. Ecco. Qui abbiamo anche inviato dei prototipi di questi posaceri, però dovremmo installare a Termoli. Mi sembra una iniziativa da parte nostra, ci sarà più. Oh, quindi così l'ultimo consiglio comunale di Termoli di ieri sera con l'inviato della trasmissione di Canale 5 Striscia la Notizia, Riccardo Trombetta, che ha strappato al sindaco Francesco Roberti un impegno contro i mozziconi di sigarette gettati per strada. Trombetta è entrato in sala a consigliare l'assise già avviata e con il primo cittadino ha siglato un patto con l'impegno di rivedersi tra 3 mesi al fine di verificare come in questo lasso di tempo l'amministrazione comunale abbia preso provvedimenti. Roberti ha annunciato l'acquisto di nuovi portaceneri che verranno dislocati per le vie del centro. In seguito il consiglio si è confrontato sulle diverse tematiche in agenda, molte delle quali approvate a maggioranza di voti e che hanno visto l'intera opposizione astenersi dalla votazione. Maretta per il punto 5 inerenti ai lavori d'urgenza che il comune di Termoli ha dovuto eseguire a seguito del maltempo che interessò la costa il 10 luglio scorso. Dall'opposizione si sono levate critiche per i ritardi di pagamento alle ditte che hanno eseguito i lavori di ripristino delle sedi stradali interessate dagli allagamenti. Replica del sindaco che per una volta ha voluto difendere l'operato della parte politica puntando l'indice invece contro i dirigenti che avrebbero causato i ritardi. Si è invece espressa all'unanimità l'assise sull'ultimo punto all'ordine del giorno proposto dagli ex sindaci Alberto Montano e Antonio Di Brino, che hanno chiesto l'impegno per la realizzazione di una targa oppure in subordine di una statua contro il femminicidio. Sulla questione è intervenuto anche il primo cittadino, che si è detto subito favorevole nel lasciare un simbolo e un segno e non solo un impegno per far capire a tutti l'importanza che per una città riveste questa iniziativa. In precedenza era stata approvata una variazione al piano triennale delle opere pubbliche, una seconda invece ha interessato il bilancio di previsione finanziario adottato per il 2019-2021, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, le modifiche al regolamento sui dehors e infine il regolamento per l'applicazione della definizione agevolata per le entrate locali riscosse mediante l'ingiunzione fiscale.